Nell'ultimo atto del campionato al Mazzola, il Sant'Arcangelo supera 3-2 il Notaresco di Cudini al termine di una gara avvincente ed evita la retrocessione diretta, riuscendo ad acciuffare i play-out che tengono ancora accesa la speranza per i romagnoli. Cudini ritrova l'ex compagno di squadra ai tempi dell'Ascoli Galloppa, che squalificato Falomi si affida ad un 4-2-3-1 con Peroni, De Cerchio e Guidi alle spalle di Bernardi, riferimento avanzato. Il tecnico rosso-blu con Dalmazzi e Salvatori fuori dai giochi risponde con il classico 4-3-3 con l'insolita coppia centrale Fabriani-Colonna, Bontà a dettare i tempi e in avanti il tridente con Moretti, Minella e Cancelli. Le motivazioni del Sant'Arcangelo fanno subito la differenza con i romagnoli, che sbloccano il risultato dopo 11 minuti con De Cerchio. La reazione dei ragazzi di Cudini è immediata e si concretizza al 33esimo quando Moretti apre per Minella, che in diagonale firma l'1-1 e il 17esimo sigillo personale in stagione. La posizione di classifica del Sant'Arcangelo però impone alla squadra locale di premere sull'acceleratore, così dopo due occasioni con De Cerchio e Guidi al 44esimo i romagnoli si portano nuovamente in vantaggio con Bernardi. Al rientro in campo dagli spogliatoi il Notaresco riacciuffa per la seconda volta il Sant'Arcangelo. All'11esimo Laringe raccoglie un traversone dalla destra, costringendo la difesa locale alla respinta sulla linea. La sfera arriva poi a Bontà, che da due passi ribadisce in rete per il nuovo pareggio rosso-blu. È una gara senza sosta e ricca di emozioni quella del Mazzola, con i locali alla disperata ricerca del nuovo vantaggio che si concretizza al 24esimo grazie alla doppietta di Bernardi, che raccoglie la corta respinta di Fabriani e piazza il sinistro a incrociare. Nei minuti finali la reazione del Notaresco, che onora il campionato fino alla fine centrando in pieno il palo al 37esimo e costringendo l'estremo romagnolo alla respinta. Al triplice fischio termina 3-2 per il Sant'Arcangelo, che conquista 3 punti pesantissimi che valgono per i romagnoli la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie D attraverso la lotteria dei play-out, giocandosi il tutto per tutto domenica prossima al Dei Marsi contro l'Avezzano di Colavitto. Il Notaresco chiude il suo cammino con una sconfitta, ma a testa altissima, con una salvezza raggiunta con largo anticipo e una stagione da incorniciare.